Eseguibilità del punto 8. Votazione aperta. Consigliere Prade, ancora. Esito della votazione. Presenti 26, presenti non votanti 3, astenuti 8, votanti 15, favorevoli 15, quindi l'immediata eseguibilità non è approvata. Punto 9. Punto 9, modifica. Ah, sì. Punto 9. Sul punto 9 c'è l'ordine del giorno presentato dal Patto per Belluno, che dice questo: presenta il seguente ordine del giorno di accompagnamento. In considerazione che l'intento dell'amministrazione è di promuovere l'utilizzo del parcheggio di Lambioi, cosa che non può trovare riscontro nei giorni festivi, visto che in centro città la sosta è gratuita, propone di mantenere le tariffe attualmente in vigore per il parcheggio di Lambioi e applicare una tariffa di 2 euro per chi parcheggia nelle vie e piazze del centro storico. Il Consiglio Comunale impegna la Giunta a valutare questa proposta. Quindi votiamo prima l'ordine del giorno. Prego. Questo. L'ordine del giorno di accompagnamento sul punto 9. Aperta la votazione. Quindi questo è l'ordine del giorno? Allora, ordine del giorno punto 8. Ascolta, io non ce la faccio no, più è, a sentire è questo. Troppo, io non sto andando nel pallone, quindi... Può intervenire? Non è un emendamento, è un ordine del giorno di accompagnamento. Dovevi farlo nel dibattito? Adesso no, eh. Allora, per favore, se no non ne usciamo più, eh. Abbiate pazienza, ancora 10 minuti di calma e attenzione, se no... Massaro, Dal Farro Orlando, Decol, Casagrande, Cervo, Burigo, Barbara, Purpura, Ciociano, Masut. Stiamo votando il punto 9. Che sarebbe il punto 8? No, il punto 9. Questo è il punto 9. Sì, non l'emendamento, l'ordine del giorno sul punto 9. Prima si vota l'ordine del giorno e poi la delibera. Quindi è l'ordine del giorno sul punto 9, quello che ho letto prima. Però se continua questa confusione sospendo il Consiglio Comunale, perché non è possibile lavorare così. Abbiate pazienza, ma non è possibile. Quindi stiamo votando l'ordine del giorno di accompagnamento proposto dal consigliere Balcon e dal gruppo Patto per Belluno. Mancano i voti di Purpura, Burigo, Patrizia, De Moliner, Prade, Pingitore e Darè, che non vota o vota. Allora il consigliere Darè dovrebbe ripigiare. No, no, il consigliere Darè. Il consigliere Darè.
Quindi a questo punto il consiglio da re. Volete che rifacciamo la votazione? Rifacciamo la votazione, però per favore mantenete un po' di silenzio, perché se no non ci capiamo più. Quindi, da re partecipa alla votazione sul punto come i consiglieri del patto. È rientrata la consigliera Bettioli. Quindi a questo punto la votazione è riaperta. Ordine del giorno sul punto 9. Massaro, Bristot, Dalfarra, De Col, Purpura. Massaro e De Col mancano ancora. Bene, allora, esito della votazione. Presenti 27, astenuti 9, votanti 18, contrari 8, favorevoli 10, quindi l'ordine del giorno è approvato. Approvato. È approvato. 10 favorevoli, 8 contrari, quindi è approvato. Va bene, allora possiamo cambiare schermata? Cambiamo schermata. Punto 9, adesso votiamo la delibera, quindi modifica della disciplina delle tariffe. Diventa il punto 10. No, è il punto 9, questo è un ordine del giorno di accompagnamento. Votazione aperta. Questa è la delibera del punto 9. Prima abbiamo votato l'ordine del giorno di accompagnamento. Siete pregati di votare. Dalfarra, Costa, Visalli mancano. Sempre la consigliera Visalli. Bene. Esito della votazione. Presenti 27, presente non votante 1. Da re. Astenuti 5, votanti 21, favorevoli 21. Quindi il punto 9 è approvato. Bene, votiamo l'immediata eseguibilità, un attimo solo.
Votazione aperta. Purpura, Filippo Cibien, De Biasi, Balcon. Esito della votazione, presenti 27, presente non votante 1, astenuti 4, votanti 22, favorevoli 22, l'immediata eseguibilità della delibera al punto 9 è approvata. Bene, passiamo al punto 10, approvazione del piano opere pubbliche 17-19 ed elenco annuale 17, inteso come 2000. Votazione aperta. Massaro, Dalfarra e Bettiol. La consigliera Bettiol non c'è? Ma è uscita. Vabbè. Allora, lo so. Allora, esito della votazione, presenti 26, presente non votante 1, votanti 19, astenuti 6, contrari 2, favorevoli 17, quindi il punto 10 è approvato. Bene, a questo punto passiamo a votare l'immediata eseguibilità del punto 10. Quindi votazione aperta. Votazione aperta. Ma questo come fa a votare la media di visibilità se prima era assente? Se era assente, era assente. Non si può entrare e uscire, non è che sia vietato. Segretaria, purtroppo c'è la democrazia. Massaro, Bristot, Masut, Burigo, Patrizia, Bortoluzzi. Bene, allora, presenti 27, presente non votante 1, votanti 17 e astenuti 9, favorevoli 17, quindi immediata eseguibilità del punto 10 è approvata. Allora, aspettiamo un attimo. Io pregherei i consiglieri che si assentano che se non votano nel merito restino fuori anche sull'immediata eseguibilità, perché sennò diventa veramente problematico tenere conto dei presenti e degli assenti.
Votanti 17. Bene, punto 11, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 17-19, prima integrazione. Votazione aperta. Bristot, Orlando, Visalli. Bene. Esito della votazione, presenti 27, presenti non votanti 3, astenuti 7, votanti 17, contrari 1, favorevoli 16. Quindi il punto 11 è approvato. Bene, votiamo l'immediata eseguibilità della delibera di cui al punto 11. Aperta. Rufus, qualche volta bisogna anche aspettare. Massaro, Masut, De Biasi, Patrizia Burigo, Visalli, Bortoluzzi. Abbiamo presentato l'ipotesi in conferenza Capigruppo. Manca il finanziamento però, è giusto che si sappia. L'avete trovato? Beh, spero bene. Bene, esito della votazione sulle immediate eseguibilità del punto 11. Presenti 27, presenti non votanti 3, astenuti 8, votanti 16, favorevoli 16, quindi non è stata approvata l'immediata eseguibilità. Punto 12. Aree fabbricate a destinarsi alle residenze delle attività produttive terziarie ai sensi delle leggi 167, 62, eccetera, eccetera. Aperta la votazione? Aperta la votazione. Ecco, adesso è aperta. Bristot, Masut, Burigo, Patrizia, Bortoluzzi. Deve essere una zona d'ombra lì. Bene, esito della votazione. Presenti 27. Presenti non votanti 3. Votanti 17 con 7 astenuti. Un contrario, favorevoli 16. Quindi è approvato il punto 12. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità del punto 12. Votazione aperta.
Cibien Filippo. Esito della votazione. Presenti 27. Presenti non votanti 3. Astenuti 8. Votanti 16. Favorevoli 16. Quindi non è approvata l'immediata eseguibilità della delibera punto 12. Punto 13. Sul punto 13 c'è un ordine del giorno di accompagnamento del gruppo Patto per Belluno. Il Consiglio Comunale di Belluno impegna la Giunta Comunale a disporre che con parte dei proventi siano realizzati i seguenti interventi: miglioramento dei passaggi pedonali zebre in prossimità delle rotatorie stante la pericolosità, installazione semafori sonorizzati per i ciechi presso le rotatorie e sonorizzazione dei semafori esistenti, realizzazione di passaggi pedonali in Nevegal. Proventi delle multe? Proventi delle multe? Perché sennò non è scritto. Proventi delle multe da intendere? Sì, quindi nell'impegno proventi... diciamo che la parte deliberativa dice impegna a disporre che con parte dei proventi. Dei proventi delle sanzioni. Aggiungiamo delle sanzioni. Va bene. Allora, votiamo questo ordine del giorno di accompagnamento. Mancano Massaro, Ciociano, CBM, Walter, Visalli. Massaro manca, ecco no. Esito della votazione sull'ordine del giorno. Presenti 27, presenti non votanti 1, astenuti 5, votanti 21, favorevoli 21, l'ordine del giorno di accompagnamento è approvato. Bene. Allora, a questo punto passiamo alla votazione sul punto 13, approvazione del bilancio di previsione per il triennio 17-19. Aggiorniamo le presenze. Torniamo le presenze. Wonder Woman.
Bene. Votazione aperta. Prego. Ciociano, Cibien, Filippo, Bettiol. Sempre Filippo. Esito della votazione. Presenti 28, presenti non votanti 3, astenuti 7, votanti 18, contrari 2, favorevoli 16. Quindi il punto è approvato. Facciamo una sospensione, non sospensione. Stiamo controllando i voti, ecco, stiamo controllando i voti, il Consiglio non è sospeso, stiamo solo controllando i voti. Va bene, allora abbiamo confermato il conteggio dei voti sulla delibera e adesso passiamo a votare l'immediata eseguibilità. Votazione aperta. Casagrande, Ciociano, Bettioli. No, lei... Esito della votazione, presenti 28, presenti non votanti 3, astenuti 3, votanti 22, favorevoli 22, è approvata l'immediata eseguibilità del punto 13. Punto 14. Federalismo demaniale, ai sensi del decreto legislativo 85-2010. Acquisizione definitiva a titolo non oneroso dei beni immobili dello Stato, eccetera. Provvedimento sottoposto all'attenzione delle commissioni consigliari prima e seconda, approvato all'unanimità e quindi si procede con le sole dichiarazioni di voto, se ci sono dichiarazioni di voto. Il consigliere D'Ale comunica che va via, quindi dobbiamo nominare un altro scrutatore, la consigliera Bortoluzzi che si è offerta volontaria. Quindi sostituiamo il consigliere D'Arè con la consigliera Bortoluzzi. Il punto 14. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora un attimo solo che verifichiamo chi va e chi viene.
Bene, quindi si sono assentati definitivamente Serafini, Darè e Prade? È lì Laburio. Laburio è là. Nascosta ma c'è. Bene, allora dichiarazione di voto, prego. Mi pare che la consigliera Visali avesse chiesto. Prego. Allora, intanto mi scuso perché l'altra sera purtroppo non ero in commissione, ma ero in ospedale, quindi non potevo proprio esserci. Ho letto la delibera, ho visto che sono state accolte due delle zone, però vuol dire che non si è capito quello che era il mio ragionamento. D'altronde, oggi ho letto sul Gazzettino l'intervista fatta ad Emiliano, al presidente Casagrande, il quale dice che non è che non è stato capito, proprio non è stato accettato il ragionamento. Non è stato accettato. Il mio ragionamento era: le aree su Lardo, essendo quella una zona strategica per il turismo, per l'ambiente, per il degrado, per quant'altro, tutte le aree, fosse anche il più piccolo degli appezzamenti possibili, che sono del demanio e che resteranno al degrado, perché nessuno verrà qui. È vero che sarà, è un costo, potrebbe essere un costo e un problema aggiuntivo per il comune, però è altrettanto vero che se ci fosse un progetto unitario di riqualificazione del Lardo, ogni millimetro di quell'area del comune sarebbe utile. E quindi io, il mio voto sarà contrario a questa delibera. Grazie, prego consigliera Bortoluzzi. Io voto favorevolmente alla delibera votata in commissione, ma volevo porre un problema. È possibile che il comune di Belluno, che comunque ha il controllo ed è tenuto al decoro della propria città, è possibile fare azioni affinché il demanio tenga in ordine e faccia quello che deve fare sulle aree di sua proprietà? Io non lo so, lo pongo come problema, perché forse vale la pena di fare anche una verifica su questo. Grazie. Grazie. Altri? Prego, consigliere De Col. L'altra sera io ho fatto una lunga dissertazione, probabilmente non mi sono spiegato bene io. Mi dispiace che tu, Irma, non ci fossi, perché forse avremmo litigato là bene. È ora di finirla, che il demanio lasci le ossa da ciucciare ai comuni, va bene, e la polpa se la tenga lui. Chiaro? Prima, chiaro questo? No. Perché non parliamo di caserme? Perché non parliamo di beni immobili consistenti che il demanio non cede o cede o spezzetta a chi vuole? Questo è il ragionamento. E perché le aree quello che tu chiami area strategica è salvaguardata dappertutto. Gli uffici hanno fatto un lavoro minuzioso, lungo, ben fatto e hanno eseguito l'indirizzo che il Consiglio Comunale gli ha dato, cioè niente orpelli sulle spalle del comune se li tiene il demanio. Se saranno degradate, verranno a metterle a posto. Chiaro? Perché noi dobbiamo metterle a posto. E ci prendiamo anche tutti gli orti che sono in affitto del demanio e carichiamo sugli uffici un nuovo contenzioso. Tu paga questo, tu paga. Dai! No. Tutto quello che è stato fatto è coerente con un disegno. Quello che ci serviva ce lo teniamo e lo prendiamo. Quello che non ci serve se lo tenga il demanio e faccia il demanio il suo lavoro di demanio. Chiaro? No, perché? Mi sembra talmente ovvio, altrimenti commettiamo quel piccolo errore sugli oneri urbanizzazione. Ti ricordi quando al ristoro ci diamo i 3 metri quadrati per il parcheggio e che poi ho la piccola aioletta che non serve niente? Il demanio ha le sue possibilità. Oltretutto c'è la legge Orsini a proposito per qualcuno che va per la sua strada e quindi ognuno potrà applicarla come crede, come vuole. Però basta. E dobbiamo, appunto, se vogliamo, quello che dice la consigliera Bortoluzzi mi trova pienamente d'accordo, ci sediamo al tavolo
e quando c'è da discutere di cose importanti come le caserme non lo facciamo decidere da altri in altra sede. Ma questo è un altro discorso che faremo a proposito del centro-sinistra. Chiaro? Grazie. Altre dichiarazioni di voto? In difformità? Prego. Lui l'ha inteso per il gruppo. No, io in commissione c'ero, l'ho ascoltata e ho votato favorevolmente, cioè mi aveva convinto. C'è da dire una cosa però, sia quello che dice la Ida Bortoluzzi è vero, perché è quello che dice la Visali altrettanto, nel senso che se noi lasciamo al demanio queste aree, il rischio è che rimangano come sono, cioè malamente. Oppure si fa un ragionamento più ampio e si dice è vero che noi alcune aree ci servono, le possiamo valorizzare, però ci prendiamo anche l'osso perché sappiamo che in casa nostra vorremmo migliorarle le cose, sapendo che loro non lo fanno, era semplicemente questo credo il suo ragionamento, oppure si obbliga il demanio a fare quello che dovrebbe fare, che sarebbe la cosa più giusta, per cui io voterò favorevolmente perché ho capito le intenzioni. C'è comunque da dire che o l'indicazione della Ida Bortoluzzi oppure quella della Visalli andrebbero considerate. Consigliere Purpura, prego. Con l'intervento con cui sono state inseriti 2 o 3 ulteriori mappali sulla sponda sinistra, noi sembra che vada incontro a questa esigenza di maggiore omogeneità e sviluppo, diciamo, dell'area complessiva. Restano esclusi quelli sulla sponda destra che sono scoscesi e che sono veramente ardui, per la quale dopo un dibattito che si è svolto in commissione si è ritenuto appunto che bisogna essere con il demanio piuttosto anche chiari, sono aree che, di cui la proprietà si deve prendere carico e che non è giusto che vengano rifilate, diciamo così, ad un altro ente con tutto l'apparato amministrativo a carico, e perché sono aree poi difficili eventualmente un domani anche da dare in concessione o da cedere. Quindi questa era un'analisi tecnica fatta anche dagli uffici, per cui sembrava che con questa giunta non fosse compromessa quel discorso più generale che fa la consigliera Visalli, per cui noi riteniamo che sia sufficiente l'intervento modificativo che è stato fatto in questi ultimi giorni da parte degli uffici tra la precedente versione e quella che oggi è messa al voto. Grazie. Consigliera Burigo, Patrizia. Io ho votato sì in commissione e voto sì anche adesso, però mi pare che questo sia il momento di prendere anche un impegno in tal senso, anche l'ha detto anche Purpura, però in maniera decisa, un'azione politica anche rispetto appunto al demanio, chiedendo effettivamente che ci sia una cura che noi chiediamo, cioè noi chiediamo come comune, come politica di questo comune, cioè quindi possiamo anche prendercelo come impegno, intendo dire, credo. Grazie. Altri? Chiuse le dichiarazioni di voto, passiamo al voto. Gli scrutatori sono Comel e la consigliera Bortoluzzi. La consigliera Bettiola è uscita. Rufus è andato via, quindi è andato via Rufus, sempre la scrutatrice Bortoluzzi manca. Bene, allora esito la votazione, presenti 23, votanti 23, contrari 1, favorevoli 22. Il provvedimento è approvato, dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Votazione aperta.
Dal Farra, Orlando, Casagrande, Purpura, De Bona, Burigo, Patrizia, Visalli. No. Sì. Burigo, Barbara. Così, ecco. Esito della votazione, presenti 23, votanti 23, contrari 1, favorevoli 22, l'immediata eseguibilità della delibera al punto 14 è approvata. Punto 15. Barbara Burigo è andata via, ma ha votato, Ha votato ed è andata via dopo, quindi per la futura, le future votazioni non c'è. Punto 15, affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, piscina comunale, Spess Arena, stadio sportivo e parasport, alla società Sportivamente Belluno, approvazione del contratto di servizio, prego Assessore Busatta per la presentazione del punto. Con questo provvedimento completiamo il pacchetto dei contratti di servizio con le nostre società partecipate. Lo schema del contratto di servizio ripercorre sostanzialmente il quadro normativo anche in relazione all'entrata in vigore del testo unico sulle società partecipate e ricalca tal quale, grosso modo, lo stesso schema delle altre società partecipate, ovviamente partendo dalla diversa tipologia di servizio svolto. La durata è 9 anni, sono disciplinati i rapporti fra le parti. In premessa devo dire che è stato condiviso, sottolineo proprio il participio condiviso con la società, quindi trova piena adesione anche da parte della società SB. Richiamo la vostra attenzione sull'articolo relativo al canone di concessione, dove, come scritto anche in delibera, ci si riserva di fissarlo di anno in anno con motivato provvedimento della Giunta. Ho anticipato in commissione che per quanto riguarda il 2017, che è il primo anno nel quale la società, che chiaramente ha superato una situazione molto complessa e si è rimessa in moto con dei risultati gestionali per quanto riguarda l'esercizio in corso, ormai prossimo a conclusione, sicuramente interessanti questi risultati, certo non può sostenere l'impatto di un canone di concessione particolarmente, diciamo così, commisurato a criteri, se non commerciali, comunque di carattere, in ogni caso, troppo impegnativi, tant'è che nella delibera il Consiglio stabilisce che il canone per la concessione degli impianti sportivi verrà stabilito dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento di anno in anno, tenuto conto di vari parametri, dove comunque spicca l'elevato contenuto sociale degli impianti messi appunto, affidati appunto alla gestione della società. Come illustrazione mi fermo qui, semmai se ci sono delle specifiche domande di approfondimento sono sicuramente a disposizione. Aperto il dibattito, prego consigliere Bortoluzzi. Allora, dunque, martedì sera in commissione, illustrando questo punto, l'assessore Olivotto e l'assessore Busatta insieme hanno anche aggiunto l'indirizzo che la Giunta intende prendere, se non l'ha già preso, in ordine alla definizione del canone. Allora, che cosa si chiede a società Sportivamente Belluno? Si chiede il compito di mantenere gli equilibri economici e il contenimento dei costi. Per tale compito, qualche mese fa questo Consiglio Comunale ha deliberato il trasferimento di una grossa somma di denaro, forte del fatto che la società aveva buone possibilità di ripresa, anche se era praticamente moribonda, ma con adeguate cure si sarebbe potuta riprendere.
E dunque ci si dice che il canone non può essere sostenuto in ragione, si è detto in commissione, il canone non può essere sostenuto in ragione dell'intero ammontare calcolato dagli uffici pari a 147.000 euro, ma che la Giunta avrebbe praticato uno sconto, tra virgolette, del 90%. Allora io vorrei capire una cosa, se è salvo, se si deve applicare il principio di un canone, bisogna che questo principio abbia un'applicazione coerente con le altre società. E quali sono le altre società? Dell'Unum, che paga un canone che scarica sulla tariffa, Sersa, che pagava un canone di 150.000 euro ridotti a 130.000 euro, non so perché, che scarica sulle rette, adesso Sportivamente Belluno da 147 ne pagherà 14, quello che è il 90%, e poi c'è sempre il grande fantasma del teatro comunale, che ormai voi ne avrete piene le scatole di sentirmi, ma questo teatro comunale, a proposito di bilancio di DUP, figura da qualche parte con una partecipazione del 3%, da qualche parte figura invece far parte del raggruppamento comunale, perché comunque è controllato totalmente dal gestione, dal comune socio unico, che invece che un canone riceve 68.500 euro. Allora, poiché sono tutti servizi sociali, poiché sono tutti servizi utili, poiché sono tutti servizi importanti, nessuno di questi fa business, bisogna, secondo me, che il Consiglio Comunale adotti un atteggiamento uguale per tutti. E poiché mi pare che questa strada non porti da nessuna parte, io proverei a percorrere altre strade. Strade che siano legittime, che siano sostenibili, ma che siano anche opponibili ad eventuali obiezioni. Se qualcuno ci dice perché Sersa paga assistenza agli anziani e Sportivamente Belluno, piscina, palaghiaccio e tutto quello che ci va dietro non paga, beh, è difficile dire questo, no? Allora forse vale la pena di provare a trattare le società in maniera diversa, fermo il principio. A Sportivamente Belluno potremo applicare un canone a crescere. Potremo, come ho detto in commissione, dire: senti Sportivamente Belluno, sappiamo che sei stata male, ti abbiamo curata, sappiamo che adesso sei gracile, hai ancora bisogno di caldo, di aspirine e di miele, allora non ti chiediamo il canone, però tu ci passi a titolo di canone X% dell'utile che riuscirai a fare. Questo per generare anche un circolo virtuoso, perché se io fossi l'amministratore di Sportivamente Belluno e sapessi di dover corrispondere un canone del 5-10%, col cavolo che faccio utile, rimoderno gli impianti, faccio comunicazione, faccio investimenti, faccio tutto quello che serve per mantenere buona la società. E questo sarebbe un grande vantaggio del Comune. Ecco, io aggiungo solo che anche martedì sera non ho capito nulla sulle tariffe calmierate, non ho capito se riguardano le scuole materne, elementari e medie comunali, se riguardano anche le scuole superiori quando vanno a fare ginnastica al palasport oppure a nuotare in piscina. Onestamente io questo non l'ho capito, perché le risposte mi sono sembrate contraddittorie, ma sul punto del canone io chiederei una riflessione. Grazie. Grazie. Altri? Prego, consigliere Purpura. Noi in commissione abbiamo colto nella relazione che ha fatto l'assessore Busatta l'assessore Olivotto sul contratto di servizio, il fatto che questa determinazione del canone che avviene annualmente consentirà una gestione anche in prospettiva della società, cogliendo quelle che sono poi anche le opportunità, insomma, che la programmazione di anno in anno potrà fornire, per cui la mancata fissazione di un canone in contratto rappresenta un sistema più dinamico per gestire questo aspetto, che comunque è dovuto e che è un passo in avanti notevole rispetto alla situazione attuale, che non ha ancora un contratto di servizio, che è stata condivisa con l'amministratore della società, che quindi ha condiviso questo tipo di impostazione,
che ci è sembrato appunto che superi un po', diciamo, le giuste osservazioni che ha fatto la consigliera Bortoluzzi, ma insomma che questo fosse un elemento che potesse essere superato da questi aspetti, a prescindere poi da tutto quello che è la gestione delle altre società, a cominciare da Sersa, che ciascuno di queste ha un suo specifico contratto di servizio. Grazie. Grazie. Altri? Replica dell'assessore, chiuso il dibattito, replica o repliche, non so. Io posso soltanto rispondere per alcuni punti che l'autoressa Bortoluzzi solleva, posso accettare sicuramente la raccomandazione a una riflessione, tuttavia qui noi stiamo parlando all'interno del primo anno e quindi è stato un criterio che continuo, ripeto, anche a giustificare e difendere. Però sarei cauto nel fare alcune considerazioni che invece viceversa sono state fatte introducendo poi la riflessione. Allora, il trasferimento della forte somma di denaro riguarda il passato, richiamato anche dal sindaco in un suo intervento precedente, e non rappresenta assolutamente un intervento di carattere di trasferimento dal punto di vista gestionale. Perché semmai il trasferimento dal punto di vista gestionale riguarderebbe quelle tariffe che l'assessore competente, cioè Giannone, ha già illustrato, ossia laddove per l'interesse pubblico del Comune di agevolare comunque la fruizione dell'impiantistica sportiva da parte delle scuole, si prevede una struttura tariffaria adeguata, distinguendo poi fra scuole di competenza comunale e scuole non di competenza comunale, peraltro osservando che il comune capoluogo ha una responsabilità sociale nei confronti del territorio che gli sta attorno e quindi non può neanche sottrarsi eccependo le competenze. Quanto alla Fondazione Teatri, qui dobbiamo essere chiari. Allora, la Fondazione Teatri è un organismo privato soggetto a controllo pubblico. La partecipazione del 3% è commisurata al fondo di dotazione creato dall'amministrazione De Col quando partì la Fondazione Teatri con una pluralità di partecipanti. Strada facendo, questi partecipanti sono usciti, ma al di là dell'andamento non particolarmente brillante che nell'ultimo decennio, prima della giunta Massaro, la Fondazione Teatri ha comunque realizzato, perché ha accumulato anche notevoli perdite, è pacifico che una fondazione non siamo né in un'associazione né in una società, perché, per cui chi recede non può avere indietro il proprio capitale di dotazione. Pertanto il 3% è commisurato a quell'originaria partecipazione, ma altrimenti non potremo giustificare gli affidamenti di varie attività gestionali al di là della conduzione diretta del teatro comunale alla Fondazione Teatri se non ci fosse questa tipologia, ripeto, di organismo pubblico soggetto a di organismo privato soggetto a controllo pubblico. Poi su tutta questa partita posso essere eventualmente anche maggiormente, come dire, preciso, ma non vorrei portare via troppo tempo a chi mi ascolta. Quanto a fissare un criterio sulla remunerazione, sinceramente non solo non sono convinto, ma sono contrario. È tutto il tema che ci ha accomunato quando si fece la grande battaglia per l'acqua pubblica, ciascuno poi collocandosi, come anche sottoscritto, in un determinato filone di pensiero, ma sostanzialmente ritenendo che le società pubbliche o comunque le società che hanno la responsabilità di assicurare servizi pubblici di forte rilevanza anche sociale non debbano porre al centro della propria attività l'equilibrio gestionale, sì, ma non certo la remunerazione, quindi anche il criterio suggerito si presta a mio avviso ad altrettante obiezioni. La riflessione invece può essere continuata anche a livello di commissione, eccetera, eccetera, questo io mi rimetto alla volontà ovviamente dei commissari e per quanto mi riguarda devo dire anche alla disponibilità dei miei colleghi, perché la mia responsabilità come
diciamo, società partecipate si limita agli aspetti ordinamentali che ovviamente sono fondamentali, ma poi dopo non entrano nel merito delle prestazioni di servizio assicurate. Volevo soltanto dire questo, quindi raccogliendo almeno la parte dell'assessore competente che ha relazionato il Consiglio, raccogliendo l'invito alla riflessione che può essere anche formalizzato poi in successivi incontri. Grazie. Ci sono altre repliche? Prego, assessore Livotto. Sì, grazie. Brevemente, perché il collega Maurizio Busatta ha praticamente detto tutto. Per quanto riguarda il canone di concessione, come dicevo in commissione, noi abbiamo scelto un criterio, è uno, non l'unico, chiaramente criteri ce ne possono essere tanti. Abbiamo scelto questo criterio proprio per iniziare un percorso di proprio di rilancio della società. È un passaggio all'interno di questo percorso di rilancio della società. Partiamo da qui con una riflessione per il futuro. Abbiamo parlato del canone di Sersa. Anche il canone di Sersa è scontato rispetto ad un ipotetico teorico canone di locazione commerciale, se andassimo a valutarlo meramente sui metri quadri. Apro una parentesi, è diminuito il canone di locazione perché è stata tolta la casa del dottore che è ritornata in capo al comune e Villa Bizio, motivo per cui il canone è stato rideterminato ed è diminuito. Quindi questa, diciamo, è stata la scelta, anche in considerazione del fatto, come dicevo in commissione l'altra sera, che anche gli impianti sportivi abbisognano di tutta una serie di interventi di manutenzione straordinaria, a fronte dei quali poi potremmo anche come comune incrementare poi la richiesta del canone di locazione. Una parola solo sul calmieramento delle tariffe, come spiegava prima durante l'esposizione del bilancio il collega Giannone, non tutte le tariffe che vengono applicate chiaramente sono tariffe piene, cioè chiamiamola copertura del servizio, ci sono tutta una serie di fruitori che pagano il biglietto pieno, una serie di soggetti, oggi abbiamo parlato in particolar modo delle scuole, non pagano il biglietto pieno, quindi interviene il comune per farsi carico di questo costo sociale, perché appunto riteniamo che ci siano tutta una serie di soggetti che vadano agevolati e che possano quindi accedere agli impianti sportivi e praticare un'attività sportiva senza sostenersi per intero il costo, motivo per cui abbiamo determinato in questo modo, diciamo, questo trasferimento a favore della società con il costo appunto di 40.000 euro più IVA a carico del bilancio del comune. Dichiarazione di voto, prego. Prego, consigliere Bortoluzzi. Sì. Allora, dice Curpora che il contratto è condiviso con l'amministratore. Beh, non è importante che sia condiviso con l'amministratore. Non siamo in ambito privatistico per cui ci mettiamo d'accordo e siamo tutti contenti. Siamo pubbliche amministrazioni e, come dicevo prima, dobbiamo assumere atti legittimi, sostenibili e inopponibili. Assessore Busatta, quando ho parlato del trasferimento della somma di denaro, della forte somma di denaro, non mi riferivo al conto della gestione, mi riferivo a quei 600.000 euro che abbiamo dato alla società per poter essere operativa. Mi riferivo a una somma importante data dal socio proprietario, somma importante che obbligatoriamente gli pone in capo il dovere di studiare un canone che non ammazzi di nuovo la società. Quanto alla responsabilità sociale del comune, peccato che venga sempre fuori quando si tratta di pagare e che non venga mai fuori quando si tratta invece di tanti altri aspetti di questa provincia. Per la Fondazione Teatri, d'accordo, lo so, la Fondazione è un ente di diritto privato e a gestione pubblica. Ciò non toglie che al Teatro Comunale diamo 68.500 euro e invece alla Casa di Riposo e alla SB e alla Bellunimo chiediamo dei canoni. Non sono contro il canone, anzi, io credo che il principio vada rispettato perché vanno divise e rispettate le competenze. Sono contro una discrezionalità che non ha
non ha una giustificazione, perché a questo punto, diciamo, non paga il canone, non paga il canone perché si, oppure il primo anno paga 14, il secondo 28, il terzo si vede, cioè non si può dire, beh, per quest'anno sei d'accordo amministratore? Ah, ma certo, magari se me lo fai ancora più basso va bene, per questo motivo il mio voto è contrario. Altri? Altre dichiarazioni di voto? Chiuse le dichiarazioni di voto. Assente o presente non partecipante? Il consigliere Balcon è in aula e non partecipa al voto. Il consigliere Pingitore è in aula e non partecipa al voto o è fuori dall'aula? Fuori dall'aula, va bene. Boh. Boh, votazione aperta. Ma Bettiola è presente, sì. Bene, allora. Esito della votazione, presenti 22, presenti non votanti 1, astenuti 5, votanti 16, favorevoli 15, contrari 1. Quindi il punto 15 è approvato e adesso passiamo alla votazione sulla immediata eseguibilità. Inutile, al momento non funziona. Ecco, adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Prego. Massaro, Purpura De Biasi. Ciao. Bene, esito della votazione. Presenti 22, presenti non votanti 1, astenuti 3, votanti 18, contrari 1, favorevoli 17. L'immediata eseguibilità è approvata. Qui sono meno gli astenuti.
Sono meno, c'è un astenuto di più. C'è un astenuto di più. Allora, chi si è astenuto sull'immediata eseguibilità? La Bettiola, la Visali e Costa. E De Moliner, tu cosa hai votato sull'immediata eseguibilità? Favorevole. Serafini non c'è, Balcon, Balcon non ha partecipato al voto. Ma prima? E Pingitore fuori. E Pingitore era fuori. Sì. Ma tu ce l'hai comunque la stampa? Sì, dopo tutto stampato. E allora, dopo si era stampato tutto. Ma non sono tutti uguali. Vabbè, allora vai a fare la stampa. Vai a fare la stampa. Noi procediamo e facciamo la stampa. Qui c'è ancora. Allora, 1, 2, 3, esatto, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, Balcon non ha votato, era presente non votante, sì, ma è questo che è sbagliato. Consigliere Burigo, sul punto lei si è astenuta o ha votato a favore? Sul punto a sua astenuta. Quindi qui dovrebbero essere 17, no, vabbè. Aspetto prima De Moliner e sì, 15, 10. Ma anche questo è giusto, anche questo fa 22. Sì. 5 più 15, 20 più 1, 21 più Balcon 22. È a posto, tutto a posto. A posto. Punto 16. Mozione dei gruppi consigliari del Partito Democratico, tutti per Belluno, intesa Dolomitica, con Belluno, il Movimento Patto per Belluno e il Movimento 5 Stelle, relativo alla partecipazione degli alunni delle scuole del Comune alle manifestazioni sulla resistenza. Prego, consigliere De Moliner. Sì, ho visto l'ora, non mi metto a leggere la mozione perché credo che tutti quanti l'abbiano letta. L'obiettivo appunto della mozione che abbiamo presentato io e la consigliera Burigo, che abbiamo portato condivisa in conferenza del capigruppo, è quello di far sì che i ragazzi delle scuole partecipino attivamente alle manifestazioni della resistenza sul territorio comunale. Tutto quanto qua. Grazie. A lei, ci sono interventi? Prego, consigliere Casagrande. No, solo una specifica, il nostro gruppo non era presente in conferenza di capigruppo, ciò nonostante avrebbe, se fosse stato presente, firmato questa mozione, per cui ci dispiace, ma appunto non è stati presenti in quel momento. Ma... Comunque la condividete? Sì, la condividiamo. Prego, consigliere Bortoluzzi. Anche per me non era in conferenza di capigruppo, ma la condivido. Benissimo. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Nulla. Passiamo al voto. Purpura. Non è facile capire così, no? Se comunicassero... Massaro, Lecis, De Bono è andata via? Lecis è andato via?
metti fuori l'EGIS e non se ne parli più, perché sennò... De Biasi manca ancora, ecco, siamo a posto. Dovremmo dare al vigile l'ordine di requisire i votatori a chi esce, cioè chi esce deve consegnare il votatore al vigile. Poi vota lei. Allora, esito della votazione, presenti 18, astenuti 1, votanti 17, favorevoli 17 e grazie a Dio qui non dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Punto 17, ordine del giorno ai gruppi consigliari del Partito Democratico, tutti per Belluno, Intesa Dolomiti, che Movimento e Patto per Belluno, a sostegno e difesa dell'ufficio scolastico territoriale. Prego, consigliere Viselli. Abbiamo ricevuto tutti una lettera che ci chiedeva un impegno e credo dovuto. Grazie. Grazie, interventi. Prego, consigliere Casagrande. Vale anche per questo punto quanto abbiamo detto, punto 16, se fossimo stati presenti in conferenza di capigruppo l'avremmo sottoscritto e condiviso, grazie. Bene, altri interventi? Nessun intervento, per la consigliera Bortoluzzi vale lo stesso, immagino, ma non interviene, perfetto. Allora passiamo alla votazione. Ancora Comel? Ecco. Esito della votazione, presenti 19, votanti 19, favorevoli 19, quindi il punto è approvato, l'ordine del giorno è approvato all'unanimità. A questo punto abbiamo il punto 18, ovvero l'ordine del giorno presentato dal consigliere Purpura per in Movimento Insieme per Belluno, di cui ha dato lettura all'inizio della seduta. Ci sono interventi, quindi si riporta alla lettura che ne ha fatto prima. Vuole intervenire? Lettura, sottolineo solo l'importanza del fatto del discorso sul finanziamento, che riteniamo che sia abbastanza scandaloso che per una questione di parametri sia escluso Belluno, la zona di montagna, al solito. Su questi temi non si può certo fare un discorso quantitativo su quanti casi ci sono, ecco. Una soluzione va trovata e credo che altre parole siano anche inutili. Grazie. Scusate, avete depositato l'ordine del giorno qui? No, a me non me l'ha dato nessuno. C'era Marta? Allora, la consigliera Viselli e il sindaco poi. Prego, consigliera Viselli. Sì, naturalmente il nostro voto sarà a favore. Questa cosa riguarda un po' tutti i servizi del nostro territorio, in relazione ai finanziamenti che passa alla Regione del Veneto, che sono sempre legati alle questioni numeriche che sappiamo in questa provincia non dovrebbero esistere. Detto ciò, però... mi preme sottolineare e chiedere un impegno più forte da parte del Comune di Belluno relativamente alle azioni legate a contro la violenza alle donne, rispettando gli ordini del giorno e le mozioni presentate ogni 25 novembre e magari anche verificando, perché mi risulta che il Comune di Belluno non abbia aderito, mi pare l'anno scorso, quando si sono aperti gli sportelli donna in vari comuni della provincia, il comune di Belluno non abbia aperto lo sportello. E quindi mi chiedo come mai, e qualora non fosse così, mi preme sottolineare il fatto che, naturalmente, essendo tutti d'accordo, forse è utile dare un impegno maggiore, perché se i numeri non ci sono è perché non ci sono le volontarie, perché non ci sono i servizi, perché non ci sono le assistenze, e di conseguenza non è che non ci siano le donne violentate, è che non c'è la possibilità di rivolgersi ovunque in luoghi preposti. Grazie. Grazie, prego sindaco. Grazie, molto brevemente, non solo per dire che
anche l'appartamento protetto di secondo livello, quindi sì, da prima ancora, scusate. Quindi e questo e c'è perché il Comune di Belluno contribuisce in modo diretto, contribuisce non facendo pagare canoni di locazione per l'appartamento, quindi il Comune di Belluno, in provincia di Belluno oggi è il comune che più fino adesso si è dato da fare, insieme ad altre due amministrazioni molto importanti che sono Feltre e Ponte nelle Alpi, e oggi la rete, diciamo, sta in piedi per questo. La nostra idea era quella di estendere la rete anche nelle altre parti della provincia, perché è evidente che uno da Lozzo di Cadore c'è qualche difficoltà a essere seguito da Ponte nelle Alpi e da Belluno. L'idea nostra era di portare in conferenza dei sindaci una quota capitaria per tutta la conferenza dei sindaci, in modo tale che si potesse gestire, aprire dei sportelli anche nel resto della provincia. Questo taglio di risorse non solo non ci permetterà di espandere il servizio, ma in questo momento sulla carta ci fa ridurre addirittura il servizio esistente. È un vero problema, la Regione Veneto ha in tempo per rimediare, ha applicato un criterio, secondo me, tipicamente di taglio lineare. Cioè vado a prendere i numeri, cioè riduco le risorse, guardo quanti numeri hai e faccio cadere quelli che ne hanno meno. È evidente che noi ne abbiamo meno rispetto a Padova, Verona e Mestre e Venezia, insomma. Quindi direi che bisogna dare massimo sostegno. Mi dicono che c'è una mezza disponibilità da parte della Regione di rivalutare un attimo questo caso. Quindi noi cercheremo, al di là delle posizioni politiche e delle polemiche, ma cercheremo sicuramente di lavorare per costruire. Consigliere Balcon, prego. Consigliere De Biasi, allora. Anzi, ora che è stato anche approvato, il Comune di Belluno comunque insieme al Comune di Feltre ha fatto parte di questa task force, è stato approvato questo protocollo e una volta che è stato anche individuato una procedura dal pronto soccorso per l'accoglienza e la presa in carico delle donne maltrattate tramite consultori, si è visto che questi numeri invece sono molto molto di più di quanto si pensava, quindi il fatto di rilevare ha fatto di rilevarlo e trovare questa modalità in comune accordo con l'ULS 2, tra un po' saremo un'unica famiglia, con il distretto 2, questo li ha fatti rilevare sempre di più. Altra cosa, a proposito di questo, visto che ho avuto anche il piacere di collaborare a questa procedura in accordo con l'ULS di Feltre, in una relazione che evidenziava le problematiche anche dell'ULS nel prendersi carico in particolare dei pronto soccorsi, il primo punto che è stato riferito del pronto soccorso era proprio questo, il fatto di non riuscire ad avere un riferimento certo in un'associazione, quindi anche la possibilità di accedere all'appartamento, è così. Quindi non è un'esigenza, c'è un'esigenza anche dei servizi, è chiaro che le associazioni sono una cosa e i servizi pubblici sono un'altra, però in un problema così complesso non ci si può nemmeno affidare soltanto alla cura, ma serve anche il sostegno e la protezione che le associazioni possono dare. Quindi un problema molto sentito anche da parte dai servizi sanitari. Grazie, consigliere Balcon, prego. Presidente, circa un anno fa abbiamo approvato un ordine del giorno in difesa tutela delle donne e credo che questo ordine del giorno sia collegato un po' a quell'ordine del giorno. Ma allora di cosa stiamo a parlare? Io voterò a favore, perché giustamente si vota a favore. Ma dicevamo l'anno scorso la tutela, la difesa. Abbiamo donne, casi di femminicidio, che dopo 14 denunce finalmente alla 15ª riesce a farla fuori. Allora di cosa stiamo discutendo? Bisogna anche avere la forza di sollevare il problema su altri, al di là della regione, ma su altri settori, perché non è possibile che una volta, due, tre, quattro, finalmente riesce a farla fuori. Grazie. Consigliere Bortoluzzi, prego. Allora, in qualità di socia dell'associazione di cui stiamo parlando, io volevo sottolineare due cose circa la miopia della Regione Veneto. La prima è che l'apertura dello sportello di Feltre ha evidenziato il problema della provincia di Belluno, cioè che la lontananza fisica dallo sportello è un deterrente. Se voi pensate che una donna possa partire da Sappada, venire a Belluno, parlare allo sportello e tornare su, deve spiegare al marito, al fidanzato, quello che è stata in giro una giornata intera. Quindi questa è la miopia della Regione Veneto. I numeri a Padova saranno alti, ma purtroppo sono alti e stanno diventando molto alti anche a Belluno, perché fortunatamente le donne almeno sanno di poter telefonare, di trovare qualcuno che è competente, risponde al telefono e se non altro è una voce amica. Il secondo punto che rende il lavoro molto più difficile è l'usura degli operatori.
Non è facile, pur dedicando poco tempo, stare ad ascoltare storie che, vi assicuro, io non sono una ragazzina, allucinanti. Non è facile vedere donne che arrivano come erano in casa con i bambini in pigiama. Non è facile sopportare questo peso, per cui la necessità grande è anche quella di disporre di un numero sufficiente di persone, l'associazione Le Forma, io stessa sono in formazione, l'associazione Le Forma, non è facile disporre di un numero sufficiente di persone perché un po' si è presi dalle proprie cose, un po' uno dice santo cielo, ma perché devo sopportare tutti questi dolori e tutte queste cose, e con un motivo o con un altro le persone se ne vanno. Qui il sostegno economico è fondamentale. Anche fondamentale, anche per evitare che i bambini che vedono questi spettacoli, ed è inevitabile, magari Francesca, che ha del mestiere, mi aiuta di più, facilmente diventano dei picchiatori. Grazie. Grazie. Altri? Passiamo al voto? Bene, allora passiamo al voto. Massaro, Comel e Bortoluzzi. Bene, esito del voto, presenti 20, votanti 20, favorevoli 20, quindi l'ordine del giorno è approvato all'unanimità. Allora possiamo dire al nostro vigile che può andare, grazie, auguri di buon Natale. Noi abbiamo ancora le interrogazioni. Arrivederci.